Buongiorno, oggi parleremo di uno dei murales di Diego Rivera, che la cui copia è rappresentata presso il Dipartimento di Culture Politiche e Società. E vedremo anche come in qualche maniera questo dipinto possa essere utilizzato per spiegare alcuni contenuti delle scienze sociali e usato in particolare anche a lezione nel corso di sociologia del lavoro. Parliamo di, tra poco lo vedremo, di uno dei pannelli, uno dei 27 pannelli che compongono i murales che eseguì Diego Rivera e che sono visibili all'Istituto delle Arti di Detroit. Sono pannelli degli anni 30, 1932-33. Diego Rivera è messicano, è un artista che si autodefinisce comunista e che nel momento in cui dipinge questi quadri è arrivato dal suo soggiorno in Russia. Questi murales sono stati commissionati da chi? Dal figlio di Henry Ford, da Ebsol, figlio che con Henry e col padre era in parte in conflitto, sono commissionati da lui in un periodo in cui la fabbrica di Ford era in parte in crisi, si stava confrontando con una crisi economica e finanziaria in quegli anni ed erano in corso dei licenziamenti degli operai. Diego Rivera accetta questo incarico e per un periodo studia le fabbriche di Detroit, le visita tutto e le studia. E in un certo senso, perché lui fosse un po' critico verso questo sistema di produzione, ne rimane comunque affascinato. Rimane affascinato in particolar modo per l'efficienza organizzativa della fabbrica, da un lato, mentre dall'altro rimane critico verso il trattamento degli operai. Sottolineo questi aspetti perché tra un attimo, quando andremo a vedere il murales, vedremo che racchiude un po' tutti e due questi elementi. Un'altra cosa che vi sottolineo, che tra poco andremo a vedere con il murales, è la ricchezza a cui ci troveremo di fronte. Una forte ricchezza di contenuti e vedrete che si tratta, questo è solo uno dei 27 pannelli, ma si tratta di pannelli molto molto ricchi che ogni volta che noi li andiamo ad osservare mettono in rilievo nuovi aspetti che non avevamo preso in considerazione. Andremo a vedere tra un attimo. Vorrei prima sottolineare ancora una cosa. C'è il rapporto tra arte e scienza. L'arte, molto spesso, l'arte e scienza sono in forte interazione tra di loro, tra l'altro condividono un aspetto entrambe, che è quello dell'aspetto della creatività, sia nell'arte come nella scienza. Sono entrambe caratterizzate dall'innovazione, dalla capacità di mettere insieme gli elementi in maniera nuova e innovativa. Quindi si caratterizzano per il processo, entrambe per un processo di creatività che assume chiaramente delle forme differenti, ma che sono anche in dialogo tra di loro. Molto spesso, perché io utilizzo l'arte, che sia teatro, che sia musica, che sia pittura, che sia fotografia, perché la utilizzo nei miei corsi, perché molto spesso riescono a rappresentare in maniera semplificata, in maniera comunque immediatamente fruibile attraverso un processo di comunicazione immediato, dei concetti che la scienza deve invece spiegare, magari utilizzando anche più passaggi logici, utilizzando un linguaggio qualche volta non di immediata e facile comprensione. Quindi l'arte qualche volta facilita il compito di
rendere immediatamente fruibili idee e concetti della scienza. E molte volte l'arte utilizza anche proprio i contenuti delle scienze per mettere in scena delle rappresentazioni artistiche basate su contenuti scientifici. Detto questo, spero di avervi incuriositi, possiamo andare a vedere il quadro di Rivera. Ecco, in particolar modo si tratta, abbiamo detto, di un pannello, uno di questi 27 pannelli che fa parte dei murales di Rivera che sono esposti all'Istituto delle Arti di Detroit. Che cosa vediamo immediatamente? Vediamo immediatamente questa ricchezza di contenuti che vi dicevo e vediamo immediatamente che ci vuole rappresentare una delle forme del lavoro o una del tipi di organizzazione del lavoro che che ha segnato in realtà una svolta per il mondo moderno, una svolta nell'organizzazione del lavoro che poi ha caratterizzato tutto il sistema di produzione manufattiera o industriale in Occidente, ma anche nel mondo, a partire dall'inizio del Novecento. Vedremo che questi quadri sono del 1933, il modello fordista si iniziava a diffondere dal 1913, più o meno il termine fordismo è stato coniato in quegli anni, e viene proprio rappresentato in questo murales attraverso, tra l'altro, vedete, la condivisione di più immagini. Questo modello produttivo, tra l'altro, ha avuto e in parte ancora ha, poi vedremo cosa sta succedendo ai giorni nostri, un notevole influsso sull'organizzazione stessa della società. Cosa vediamo? Vediamo che Diego Rivera rappresenta il fordismo. Che cos'è il fordismo? Io a lezione faccio vedere vari quadri, varie immagini di che cos'è il lavoro, come è organizzato il lavoro in diversi periodi storici, perché l'organizzazione del lavoro cambia nello spazio e cambia nel corso del tempo. E anche la stessa definizione del lavoro cambia nello spazio e cambia nel tempo. Allora, cosa vediamo qui? Vediamo prima di tutto che c'è una forte rappresentazione della tecnologia. Vediamo subito che Diego Rivera, fermiamoci prima sulle macchine e poi sui soggetti rappresentati, partendo dalle macchine, che comunque vediamo che c'è una forte rappresentazione di quella che è stata la meccanizzazione di quel periodo storico. Dovete pensare che il fordismo segna il passaggio da una produzione artigianale a una produzione invece che diventa una produzione di massa. Attraverso cosa? Attraverso l'utilizzo della tecnologia, che in quel caso era la meccanizzazione, lo vediamo molto bene in questo murales di Diego Rivera, attraverso la tecnologia e l'utilizzo della catena di montaggio, che anche qui vediamo rappresentato molto bene. Quindi la tecnologia, la meccanizzazione, grazie alla riorganizzazione del lavoro attraverso la catena di montaggio, permetterà in quel periodo storico di incrementare notevolmente la produttività con cui si era, quindi il numero di prodotti realizzati, in questo caso si parte dall'industria automobilistica, e di realizzare un prodotto, in questo caso un'automobile, in un tempo molto molto più ridotto rispetto a quello che veniva prima. Si passa da 12-13 ore di lavoro a un'ora e mezza di lavoro per assemblarla.
Questo modello di produzione si basava sulle teorie proposte da un connazionale di Henry Ford, che era Frederick Taylor. No, non mi soffermerò più di tanto, ci sarebbero un mucchio di cose da dire, ma atteniamoci ai contenuti che emergono dal nostro murales. Vediamo che nel nostro murales viene in qualche maniera esaltata questa idea della tecnologia, della meccanizzazione, perché moltissimo spazio viene riservato proprio alla raffigurazione delle macchine della produzione. E anzi, è interessante per chi si approccia a queste tematiche andare a vedere la minuziosità con cui le diverse fasi della produzione, assemblaggio, fissaggio, vengono rappresentate nel pannello. Quindi esaltazione della tecnologia, della meccanizzazione, e guardate la minuziosità con cui è rappresentata la tecnologia. Questo ha, tenete presente che questo aspetto di efficienza produttiva è stato quello po che poi ha dato luogo al fatto che i prodotti avessero un costo molto più basso, e quindi anche diciamo, si è dato luogo a quella che chiamiamo ancora oggi la produzione di massa, e in qualche maniera le automobili fossero poi acquistabili dalla maggior parte della popolazione, non fossero più un bene di lusso. Così come è venuto con le automobili, è venuto poi con altri, molti altri beni. E ha permesso anche in parte che gli stipendi degli operai fossero in qualche maniera incrementati, anche se sappiamo che poi Ford non aumentava nello stesso modo lo stipendio di tutti i lavoratori, ma c'erano comunque dei parametri da rispettare. Produzione che anche diventa altamente standardizzata. Altra cosa interessante, io sorvolo su alcune questioni che andrebbero approfondite, ma come dire, atteniamoci a quello che vediamo dal nostro murales. Sappiamo che la produzione fordista è anche una produzione che è organizzata secondo il criterio di dislocare nella stessa zona macchine simili. E le macchine sono anche disposte funzionalmente nel corretto ordine di sequenza richiesto per la fabbricazione del prodotto. Questo a noi sembra un elemento semplice, ma se pensate che ci siamo passati da una produzione artigianale a una produzione industriale, questo tipo di organizzazione non era scontata. E per ritornare al nostro murales, è molto interessante perché Diego Rivera, vedete che proprio dipinge le diverse fasi della produzione e il fatto che appunto macchine simili fossero messe nell'azienda nella stessa area. Forse con questi suoi dipinti nel dipinto ci dà proprio l'idea di questa organizzazione dei macchinari. E infine, il tutto, le varie parti della catena di montaggio sono collegate insieme da un nastro trasportatore, la linea di assemblaggio, per facilitare un veloce e efficiente svolgimento dei compiti. Vedete che anche questo viene in qualche modo rappresentato nel nostro pannello. Nel nostro pannello viene anche, se passiamo a guardare un attimo i soggetti rappresentati, in qualche modo cosa notiamo prima di tutto? Notiamo una certa fatica. Vediamo che gli operai hanno delle braccia grosse e muscolose, sembra che comunque facciano una certa fatica. Non c'era ancora la tecnologia che ci sarà poi negli anni seguenti, siamo nel 1932-33, quindi comunque la fatica fisica in molti lavori c'era ancora,
Vediamo però anche un'altra cosa che è molto interessante, anche qui l'immagine ci dà subito il senso delle teorie che spiegano queste organizzazioni del lavoro. Cosa vediamo? Vediamo che fra gli operai che sono vestiti in jeans, insomma, con magliette, spuntano però delle figure un po' diverse che sono in realtà in giacca e molte volte in giacca e cravatta. Queste figure sono diverse. Allora, in questo pannello intanto sono, ma ci rappresentano due cose. Uno, ci rappresentano gli operai la differenza tra operai specializzati ed operai non specializzati. Voi pensate che nel momento in cui nascono queste grandi fabbriche, molto spesso i lavoratori che vengono assunti sono lavoratori che non hanno formazione specifica, eh? E quindi sono lavoratori che devono apprendere. Sono lavoratori che non hanno avuto una formazione specifica e sono lavoratori a cui vengono assegnate delle mansioni molto semplici da svolgere, perché tutta l'organizzazione del lavoro invece è in mano ai cosiddetti capi intermedi, ai tecnici qualificati o a persone della direzione che in qualche modo sono addetti alla ricerca, al design, al controllo della qualità, al coordinamento, che sono quelli che organizzano il lavoro per gli altri lavoratori che non hanno specializzazioni e lo organizzano in mansioni molto molto semplici, cioè il lavoro per questa parte degli operai non specializzati è segmentato in compiti molto molto semplici e molto molto ripetitivi. Quindi abbiamo una netta divisione del lavoro rappresentata anche nel murales di Diego Rivera tra i quadri, diciamo, intermedi, tecnici qualificati e specializzati che organizzano il lavoro vestiti in giacca e gli operai non specializzati, che invece svolgono delle mansioni semplici e ripetitive. Tra l'altro, in uno di questi riquadri spunta anche una figura, spunta la figura di Henry Ford, con un cappellino, una giacca e ci fa di nuovo anche vedere proprio dall'abbigliamento, ma anche dal modo di curarsi, dal tipo di cappello, eccetera, che siamo di fronte a che cosa? A una classe sociale differente. Diego Rivera, che da un lato, come dire, mette in evidenza l'efficienza produttiva, ma un po' velatamente rappresenta, forse critica, non lo sappiamo, ma comunque rappresenta la differenza tra classi sociali. Altro elemento più tipico del lato umano che viene rappresentato nel pannello, che se noi andiamo a vedere, gli operai sono non specializzati, sono spesso di diverse etnie, e hanno colori della pelle diversa, insomma, ci rappresentano anche un po', e forse anche qui c'è un altro un po' di critica sociale, il fatto di appartenere spesso a etnie e a classi sociali non privilegiate. Però anche in questo Diego Rivera ha messo molto attenzione su questi aspetti. Altro elemento, ancora un paio di elementi vorrei sottolinearvi, è quello per esempio del genere. È molto visibile qui il fatto che tutti i lavoratori siano uomini. E questo è un elemento che sottolineiamo perché, forse anche perché parte del lavoro richiedeva sforzo fisico, non lo sappiamo, anche se per i capi intermedi forse non era così,
Di fatto quello che però è successo è che in queste fabbriche lavoravano per lo più uomini, almeno in quegli anni lì, e questo ha rappresentato sicuramente un certo modello di divisione familiare del lavoro, nel senso che il modello, per chi ha fatto un po' di sociologia della famiglia, è il classico modello male breadwinner, cioè il modello per cui gli uomini andavano a lavorare nelle fabbriche e le donne rimanevano a casa a svolgere i compiti di cura, e il lavoro domestico non retribuito, quindi non chiamato lavoro in quel periodo, anche se sappiamo che molte volte anche le donne svolgevano già in quel periodo storico molto lavoro, nel senso definito come lavoro con un reddito a domicilio. Anche qui non c'è tempo per addentrarsi, ma si apre tutto un altro, insomma, filone di studi. Sicuramente però qui viene rappresentato il modello male breadwinner, dove l'uomo è colui che va a lavorare nella fabbrica ed è il procacciatore di reddito, è colui che porta il reddito, almeno il reddito principale, a casa. L'ultimo accenno è sul luogo, perché proprio in questo periodo storico dove stiamo assistendo a dei grossi cambiamenti, qui il luogo è la fabbrica, il luogo del lavoro è un luogo diverso dalla propria abitazione ed è un luogo dove tutti i lavoratori confluiscono e hanno una compresenza fisica nel momento del lavoro. Questa dislocazione anche spaziale del lavoro è di nuovo una dislocazione storica, dove anche il controllo, tra l'altro, del lavoro, un controllo visivo, come vediamo gli operai intermedi che probabilmente stanno anche controllando i lavoratori, questo modello inizia a essere un pochino superato negli anni 60, 70, quando si inizia a parlare di post-fordismo e di rapporti di lavoro in cui invece si richiede sempre di più al lavoratore una maggiore autonomia, una maggiore partecipazione al lato lavorativo. Avremo poi il just in time, il modello giapponese, per chi fosse interessato ad approfondire. E poi, buon per ultimo, il periodo pandemico, non si può non citarlo in questo momento, ha portato al forte sviluppo dello smart working e quindi accelerato un processo che in realtà era già in corso nella società, ma ha messo in rilievo il fatto che molti lavori possono tornare a svolgere in teoria dal proprio domicilio, anche se è stato un non working, e ha messo anche in evidenza come il controllo è spesso un controllo non più visivo, quindi diverso da quello che viene qui rappresentato. Anche questi sono discorsi che potrebbero ampliare, ma mi fermo qui, mi fermo col fatto che una sottolineatura anche per i ragazzi, la parte più giovane di coloro che si approcciano a queste tematiche, mettendovi in evidenza due cose. Uno, l'importanza di come la rappresentazione, l'immagine renda bene in qualche maniera la rappresentazione di un periodo storico, di un certo modello organizzativo, produttivo del lavoro, due, col fatto che da qui in avanti quanto sia importante per cogliere le trasformazioni attualmente in corso nel lavoro e nell'organizzazione del lavoro, quanto sia importante però conoscere cosa è successo prima. Da dove siamo partiti? Io penso che questa, anche la visione solo di questi murales di Diego Rivera, siano un patrimonio fondamentale e straordinario per riuscire poi da lì a leggere le attuali trasformazioni in corso. E quindi vi invito anche a visionare altri pannelli che sono visibili anche su internet. Poi chiaramente se avrete la possibilità di andare a visitare a Detroit, l'Istituto delle Arti,
a visitare anche però la nostra mostra in cui sono visibili alcune copie di importanti murales dipinti, tra cui proprio uno dei murales, una copia dei murales di Diego Rivera. Grazie per l'ascolto.